Sì, Faliga sopra è la grotta, come l'altra del Delfino. Sono le uniche due che conosciamo. Dico le uniche due che conosciamo perché la grotta è talmente piena di rovi intorno che finché non verrà ripulito il costone roccioso non si vedrà che cos'altro c'è inciso. Mentre l'attestazione, ecco, di Orlando è del tutto particolare perché non c'è una tradizione sul territorio di altri luoghi dedicati. Sicuramente è una sovrapposizione che nasce a livello culturale in seguito alla diffusione della letteratura cortese, quindi ha sicuramente quell'origine lì. La grotta, come le altre, in realtà ha dato testimonianza di frequentazione antica, esattamente come la grotta dei Cocci, solo che stando questa molto più comoda, perché questa si trova proprio lungo il percorso della Via Flaminia, è stata attraversata un po' da tutti e insomma è stata frequentata moltissimo anche durante la seconda guerra mondiale, per cui tutto quello che è stato il mantenimento dei dati archeologici è andato irrimediabilmente perduto. È una grotta anche più piccola rispetto alle altre, perché quelle che stanno sulla montagna di fronte hanno delle grandezze notevoli, soltanto apparentemente piccole all'ingresso, poi in realtà sviluppano un sistema di camere nella parte retrostante che è importante, quindi quelle rimanendo più nascoste sono quelle dove sono state ritrovate anche alcune sepolture databili intorno al 3000 a.C., ma anche tutta una serie interessante di dati legati agli animali che venivano sacrificati o sepolti insieme ai morti durante il culto. Quindi sono grotte decisamente più interessanti, ma perché hanno mantenuto in modo più preciso i dati. Allora, la domanda di Alessandro mi sembra pertinente, no? Perché effettivamente anch'io non ho mai sentito parlare di Orlando in Umbria, no? Io provengo dalla Sicilia dove abbiamo una tradizione con i pupi, Certo. quindi... Diciamo sia passato Orlando, Come? diciamo sia passato No, assolutamente, Orlando. assolutamente. Ma è chiaro che si tratta di una contaminazione culturale, no? Cioè. E invece una curiosità ce l'avevo io perché tu parlavi dell'eremo di San Iaco, no? Però tu nella relazione, anche tu Paolo, hai parlato di Iacono, Sì, eh? ma frate Se vieni Jacopo, qua, è perché così col microfono ti sentiamo tutti. io ho accennato. Non so se c'entra niente, se è una coincidenza assolutamente di nomi, oppure se c'è. No, penso sia una coincidenza, perché il frate Jacopo che ho nominato si chiamava realmente frate Giovan Battista da Spoleto. E la gente del luogo erano soliti indicarlo e chiamarlo Frate Quindi solo una Jacopo, coincidenza. venuto a mancare nel 1802, quindi È e recente. forse abbiamo anche una foto addirittura di questo Frate Jacopo Addirittura. cercatore, sì. Bene, bene. Altre domande anche da fare a lui, anche da fare a Filippo, se c'era qualche curiosità. Intanto, Filippo ci ha parlato oggi di questa curiosità, molto interessante degli occhiali di San Bernardino, quindi il primo santo con gli occhiali, che però è significativo questa cosa, perché considerando la polemica che c'era tra osservanti e spirituali, che è una polemica che tocca perfino la Divina Commedia, no? Sì. Sebbene l'interpretazione corrente dica che Dante era a metà delle due, in realtà Dante era uno spiritualista. Dante sì, era della corrente degli Lui, spirituali. assolutamente, e se se la piglia con Umbertino da Casale, probabilmente se lo prende con lui perché aveva lasciato l'ordine francescano per diventare, adesso non so se benedettino, certo Benedettino, ma è sino. stato obbligato, frate Ubertino da Casale è stato obbligato, perché altrimenti lo avrebbero È ucciso. comunque significativo che, ce lo ricordava poco fa Filippo, tra i libri che hanno trovato nella sacca di Bernardino ci fosse questa biografia, com'era di Umbertino Casale, com'era il libro famoso? L'albero della Bravo, Catechizione, ogni tanto l'arbor, sì. mi scappano le cose, mi sono fatto così, ho la memoria Scritto un alla po' verna, eh? alla... E quindi diciamo, c'è questa polemica, io da quel poco che ho potuto farmi impressione di Bernardino, e che lui cerchi un pochino di mediare questa cultura, cioè lui si trovava tra
tra gli osservanti, tra gli spirituali, ed è quello che ridà vita al movimento degli spirituali, perché all'epoca di Bernardino hanno fatto una statistica di quanti erano i frati che oggi corrispondono bene o male ai frati minori conventuali, quelli che a Terni, diciamo, sono a Sant'Antonio o Assisi alla Porziuncola, per intenderci, e ci fu un grande incremento perché creò una scuola. Però non volle, per esempio, creare, diciamo, un'autonomia, cioè continuò a essere sotto l'ordine dei conventuali, no? E questo, diciamo, non piacque a uno dei suoi, diciamo, preferiti, dei suoi figli spirituali, che invece voleva più autonomia perché pensava che fosse importante, diciamo, che l'osservanza avesse la sua strada. Quindi cercò sempre, diciamo, una mediazione. Non era un uomo che stava sempre a... voleva sì la riforma, voleva l'osservanza, voleva tutto quanto, ma senza polemiche, senza creare, diciamo... Sì, era piuttosto mite. Anche se San Bernardino era un osservante deciso, perché in pratica la divisione è avvenuta intorno al 1517, ma già nel 1355, con la lettera Bonorum Operum, c'è una separazione tra conventuali e osservanti. Sì, sì, diciamo che lui è tanto mediatore che perfino Filippo, stai andando via, volevi salutare. Grazie Filippo. Buona continuazione anche nel pomeriggio e buon percorso del rendimento culturale. Grazie. Sì, poi nel pomeriggio avremo, che salutiamo, che è arrivato ben prima, il nostro Don Lorenzo. Devo andare anche io. Sì, intanto ci vediamo più tardi, alle 3 riprendiamo. Don Lorenzo oggi ci farà una relazione su Tommaso, che abbiamo messo il pomeriggio. No, stavo dicendo solo questo, che la mediazione di Bernardino è stata anche una mediazione culturale, cioè non è un caso che Bernardino viene citato come un proto-economista, cioè le sue prediche sull'usura, no? Sono diventate una specie di manuale ante litem di economia, ma che lui studiò, perché lui, prima di diventare Fra Bernardino, era un nobilotto che, adottato dallo zio, doveva imparare il trivio, doveva imparare tutte le... tutto, perfino Dante ha studiato con molta, diciamo, attenzione. No? Sì, tutti sottolineano che sarebbe stato famoso anche se non fosse stato santo, e quindi, perché era una persona di una potenza intellettuale. Io lo vedo un po' come una specie di antesignano del Rinascimento, uno che ha capito dove stava andando il mondo e che quindi ha voluto proclamare la fedeltà al carisma di Francesco, ma in un modo intelligente, non rifiutando. Francesco era uno che strappava i libri ai frati, li buttava via, non voleva che avessero niente di proprietà, nemmeno il libro delle lodi in certi casi, salvo che i preti faceva eccezione. Ma Bernardino invece no, Bernardino addirittura c'ha gli occhiali, cioè uno che legge, che studia, diciamo... Per salvare Sant'Antonio fu fatta quella famosa lettera di Francesco Antonio che gli permise di... Mio vescovo, esatto, ti permette. No, invece Bernardino è proprio il contrario, trova nella cultura le radici anche della spiritualità, questa è un po' la novità di questo santo. Poi c'è un'altra cosa, secondo me, molto bella da dire, che hai detto tu, hai parlato dei simboli del sacro, no? Cioè, il caso di San Bernardino è proprio il caso del simbolo, no? Lui ha scelto proprio il famoso trigramma perché, diciamo, per dare qualcosa di concreto al nome di Dio, cioè per dare accesso. Certo. Il sacro. Proprio il mezzo, no? È il mezzo proprio il mezzo, che voleva in tutte le famiglie, no? Queste pietre che fossero messe negli stipiti. Infatti, diciamo, una prova della presenza di Bernardino si ha anche dove nei palazzi antichi si trovano, diciamo, queste... No, queste... Ha invitato a togliere la propria arma gentilizia e a mettere il simbolo. Io a Terni, per esempio, ho visto nella chiesa di San Lorenzo. Ma in alcune vecchie case dei paesini intorno a Terni ancora c'è nei portoni il simbolo, il trigramma. Larmi, non so se c'è, sono diversi.
Bene, io dichiaro chiusa la mattinata, alle 3 si riprende, se con qualcuno vogliamo andare a mangiare qualcosa insieme, non abbiamo programmato nulla, lo programmiamo adesso. Grazie, grazie a tutti.